Ciao amici e benvenuti ad un altro video del vostro Roku Wine. Benvenuti a un altro mio unboxing. Come vedete amici miei, oggi qui abbiamo questo bel pacchettino e come potete ben notare è tutto ammaccato e anche da una parte aperto, che sinceramente manco so se me lo hanno aperto, però da questa parte è chiuso, quindi non lo so se magari non so, è caduto da qualche parte, l'ha squarciato, non... Sinceramente non lo so. Come potete ben notare dall'etichetta è giapponese, è tutto in giapponese, cinese, quello che... No, mi correggo, è cinese. Perché io ho comprato un action figure dalla Cina, che sinceramente quando l'ho comprata manco ci credevo che mi potesse arrivare qualcosa. Si tratta di un'action figure abbastanza rara che vendeva un venditore dalla Cina, ne vendeva tanti e a prezzo cada uno ne vendeva, mi sembra che era sui 10 euro al pezzo cada uno. Comunque, io ho comprato uno di queste action figure, visto che avevo. Che appunto ne aveva, ne possedeva più di 10, quindi l'uno le vendeva circa 10 euro. L'uno più spedizione, però, costava sui 3 euro, così, quindi veniva circa 13 euro. L'ho comprato, sinceramente, senza crederci se fosse vero o no. Ho voluto buttare così circa 13 euro con la speranza che mi arrivasse. E come vedete, qualcosa mi è arrivato, tutto ammaccato, ma qualcosa mi è arrivato. Ora vediamo se qui dentro c'è quello che io tanto aspetto e spero. Se è quello che dico io, a voi vi piacerà davvero un bordello. Vediamo. Ecco qua. Ecco qua che c'è. Meno male, è lui. È vero. È vero. Come vedete, amici miei, questo è il bellissimo Grey Ghost, ovvero il fantasma grigio che la Mattel ha prodotto in un box set del 2010, se non sbaglio, insieme a un Batman e un Joker. E naturalmente c'è inserito anche questa primissima edizione del fantasma grigio. Naturalmente negli anni 90 non è mai stata prodotta questa action figure che naturalmente appartiene alla serie Batman The Animated Series. Come vedete, la Mattel, quindi manco la Kenner, perché negli anni 90 li produceva la Kenner, quelle straordinarie action figure. La Mattel appunto nei primi del 2000 incominciò a produrre una serie di action figure che in un certo senso tappavano dei buchi in alcune serie dove appunto non erano state realizzate alcune action figure, come appunto erano tante. Mancavano tante action figure della serie Batman The New Adventures, mancava il pinguino, mancava lo spauracchio, mancavano tantissimi personaggi e la Mattel li ha prodotti in seguito. E così ha pensato anche di produrre anche altri personaggi della serie animata. E quindi nel 2010 è stato realizzato questo box set dove appunto per la prima volta appariva un action figure del Fantasma Grigio con accanto un action figure di Batman col painting di Batman di Animated Series, ma con lo sculpt delle figure di Batman Justice League del 2005, se non sbaglio. E un Joker che diciamo doveva ricordare col painting appunto il Joker della serie animata, anche se lo sculpt era totalmente diverso. E quindi dai collezionisti, almeno a quanto so, questa action figure del Fantasma Grigio è abbastanza rara e finalmente io dalla Cina l'ho acquistata appena sui 13 euro. Appunto, quanto vedo, è originale, è proprio quella. Vediamo qua se ci sono i bolli. Sì, come vedete c'è marchio DC Comics. Qui,
sul sederino c'è scritto Mattel, non so se lo leggete, qui sopra c'è ancora marchio DC Comics. È originale. È un'action figure, come vedete, usata, ma è mantenuta abbastanza bene, sembra nuova. Ho visto altre action figure uscite dalla scatola ridotte peggio di questa, quindi ormai ho una certa esperienza. Ho sempre desiderato questa action figure e sinceramente pensavo di non poterla mai avere, perché naturalmente si sa che quando la vedevo su eBay aveva un prezzo sempre elevato, e naturalmente io per questo non ci ho mai creduto che questo venditore cinese fosse onesto. Ho sempre pensato che fosse un truffardino, un ladro che imbrogliava, invece, per fortuna mia, era vero. E quindi, amici, essendo che è soltanto questa action figure, posso farvi direttamente la recensione. Allora, come vedete, lo sculpt è preciso, è proprio quello del fantasma grigio, un design davvero bellissimo, il costume riprende proprio quello della serie animata, il corpo che è stato utilizzato per questo fantasma grigio è stato riutilizzato anche per altre action figure, tipo il fantasma gentiluomo, altre action figure di Joker e altre action figure varie che al momento non so il nome. Per ora mi viene in mente una specie di militare, di soldato, ma una specie di sergente, ma sinceramente il nome non lo so. Quindi è stato riutilizzato tante volte questo corpo e l'hanno utilizzato anche per fare appunto questa prima realizzazione, prima e unica direi, realizzazione del fantasma grigio. Come vedete, ha questo mantello in morbida gomma, davvero bellissimo. Il cappello non si leva, guardate com'è bello, mi piace davvero tanto. I punti di snodo sono quelli classici tipo Kenner, quindi rotazione della testa, rotazione delle braccia, le gambe possono andare avanti e indietro, quindi può fare mezzo giro completo. Questo, amici miei, appunto è il nostro fantasma grigio della Mattel, prodotto nel 2010 in box set di appunto contenente tre action figure. Amici miei, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo unboxing più recensione. Fatemi sapere quindi che cosa ne pensate con un messaggio scritto con un mi piace. Al prossimo video è: ma che cosa è?